Ragazzi, devo fare il tagliando a questa smart, ma ho un problema perché non mi ci passa, guarda, neanche sul ponte e non so. Vedi, non c'è modo di farlo salire, non sta neanche sul ponte. E Ford Raptor F-150 SVT preparato Roush. Roush è un preparatore americano come Brabus per Mercedes, come MG per Mercedes. Questo mezzo, 720 cavalli, 6200 vuoto, sovralimentato. C'è da andare a vedere subito il motore, vieni con me. Mi ci sono praticamente seduto dentro. Oh mamma, che caldo che viene fuori da questo motore, 6200. All'esagio corsa, 102x95 a pistone. Calcola che è un vuoto e trasmissione a catena. Doppio varatore di fase con l'albero a cami in testa, due sole valvole per cilindro, ma è un Twin Spark Alfa, ok? No, non è Alfa, ma è un Twin Spark. La nostra bobina, che come puoi vedere comanda la prima candela che è posta all'interno del nostro monoblocco. Poi c'è il cavetto che passa, va giù e arriva fino sotto perché abbiamo la doppia candela. L'F-150 Raptor esce aspirato con 420 cavalli. Il volumetrico montato da Roush cosa ha fatto? Ha portato la preparazione, modificando anche gli induttori, portando la sovralimentazione circa a 0,9 di sovralimentazione a 720 cavalli. Impressionante! Pensa che da 0 a 100, oh, siamo prossimi ai 3000 kg. 5 secondi 5 secondi per fare 0 a 100, 3000 kg, questo è una roba fuori dal comune. Ora cosa voglio fare insieme a te? Stacchiamo l'aspirazione, voglio andare a vedere il kit di aspirazione di Ford Ress. Quindi adesso lo andiamo a smontare. Aspetta che mi devo sbrigare, mi verrà l'ernia. Voglio andare a vedere la farfalla. Intanto ti dico che frontalmente questo kit volumetrico è raffreddato ad acqua e frontalmente abbiamo un radiatore che in realtà è il nostro scaldatore, serve per andare a raffreddare l'acqua che viene scaldata dal compressore. Quindi sotto il compressore c'è un elemento radiante dove ci passa l'acqua che viene raffreddata quest'acqua da questo radiatore. Guarda com'è immenso. Ovviamente poi è comandata da una pompa elettrica che serve appunto a far girare il liquido di raffreddamento con un suo impianto a parte per poter dissipare un pochino di calore. Ok. Oh mamma, cosa non è sta farfalla! Guardate la lavorazione, tutto fatto a controllo. Impressionante, doppia farfalla. Perché così vedi che il condotto è molto largo, anziché farne una immensa, ne hanno fatte due, super lavorato, guardate com'è lavorato tutto il condotto. Ovviamente è senza filo, comandato elettronicamente, e qua c'è il sensore di posizione. Il flusso d'aria che arriva dall'aspirazione, da qua, col suo misuratore massaria e con il filtro, con la scatola filtro, come funziona? Arriva l'aria, lui aspira violentemente e lo porta dentro il nostro compressore. Il compressore è un Eaton, come puoi vedere il marchettino qua sotto del riconoscimento, trasmissione a cinghia. Qua sotto, in fondo qua, abbiamo il nostro radiatore che serve per raffreddare l'aria che i due lobi, vedi come sono disegnati, queste due madreviti che mai si devono toccare, aspirando da dietro, comprimono l'aria, la mandano in basso, due entrano i due monoblocchi, 1 e 1, 2. Ovviamente questa puleggia è stata anch'essa modificata per portare la sovralimentazione del nostro compressore Eaton del by Roush a circa un bar 0,9 per l'esattezza. È immensa la farfalla, incredibile. Guarda l'interno, incredibile. Viene fatto così per evitare che si venga aspirato talmente forte che auto imploda. Adesso ho un problema, devo trovare il modo di scendere da questo grattacielo. Per quanto possa sembrare piccolo, l'impianto frenante è da 3,47, quindi quasi 350, fisso, non è flottante,
per 36 di spessore. Ciò che inganna è il diametro appunto del cerchio. Le ruote sono da 325, 50, 22, cioè è immensa la gomma e non sono neanche le più grandi. Cioè io sono seduto, mi prende tutto. Impressionante, impressionante. Ragazzi, adesso andiamo sotto, andiamo a vedere questo carro armato da sotto. Oh mamma, cosa non è sto coso? È gigantesco. Allora, la prima cosa che nota, che balza subito all'occhio, appunto, è il FAP. Questa macchina, per quanto sia gigantesca, è un Euro 5 dotata di FAP. Qua vediamo il cambio automatico a 6 rapporti. Mamma mia, ma la roba che spaventa, guarda le sospensioni. Queste sono quelle di serie, è immensa, monta delle Fox, praticamente da competizione. La pinza, come dicevamo prima, vedi, uno e due pompanti con lo spurghino flottante. Mentre la roba che fa impressione, guarda questo telaio è una spanna, è davvero davvero incredibile. Andiamo sotto, posteriormente più in sotto vediamo l'albero di trasmissione, completamente alluminio ed è immenso, cioè confronto a una macchina normale è immenso. Serbatoio da 100 litri, calcola che questo mezzo fa i 4 con un litro. Posteriormente ragazzi sono, a parte i mega balestroni, altre Fox anche posteriori, differenziale posteriore, guarda l'albero. E poi non c'è nient'altro, qua sotto abbiamo tirato via la ruota posteriore, così recuperiamo un pochino di peso. E qua c'è l'impianto frenante posteriore piccolino. Ponte rigido, ok, doppia linea di scarico. Praticamente è un camion trasformato a Jeep, cioè questo è un camion. E calcola che non è neanche il mezzo più grande della versione Ford. Perché c'è anche la versione, l'F650, è ancora più grande, serve la patente C per guidarlo, questo ci manca poco. Raga, adesso lo tiriamo fuori e andiamo a provarlo. Questo non è una Jeep, questo è un bilico, è un bilico da 720 cavalli, madonna mia, ma chissà cosa fischierà sto volumetrico. Oh, le ruote mi arrivano all'anca, ma che roba. Raga, è tutto pronto, andiamo subito a provarlo, via. Delle persone prima di schiacciarli non me ne accorgerei nemmeno. L'angolo di sterzo è vergognoso, cioè per fare una rotonda devo girare tutto, però mettiamo modalità manuale, il cambio si cambia dall'interruttore che c'è qua, adesso sono in quarta, ok, provo a buttare giù. Stiamo parlando di 3000 kg, non noccioline, 3000 kg. È vero che sono 720 cavalli, ma sono 3000 kg. È strana, perché volumetrico, si vede il manometro che lavora, vedi come lavora, impressionante! Vacca boia! Sotto non ha tanta coppia, cioè non sembra un mezzo con tanta coppia, è anche vero che sono in quarta. Partiamo in terza, vediamo come si spinge, eh. Raga, la roba impressionante è che è piantato per terra. Senti cosa fischia! Guarda il volumetrico, eh! Bestiale! Raga, dobbiamo provarlo subito, subito in salita. Ma devo trovare un pezzo di sterrato. Voglio provarlo sullo sterrato. Qui non c'è il cambio al volante, vedi? Il cambio è sul pomello. Sul pomello hai un pulsantino che fai più e meno e scali le marce.
siamo in seconda. Stiamo occupando tutta la strada. Cioè, non oso immaginare. Se dovesse venire giù qualcuno, lo metto le ridotte e lo schiaccio. Che cazzo ne frega. Sentiamo il volumetro che è salito. Oh, cosa pattina! Mamma mia, ha pattinato! Oh mamma, cosa pattina! Vacca boia! Cosa non sale, ragazzi? Sono 3000 kg, ma è violentissimo! Ma io non credevo andasse così forte sto mezzo! Mamma mia! Diciamo che ha poco rollio, niente di che. Beh, ragazzi, adesso troviamo un pezzo di sterrato, vediamo se riusciamo a entrare nello sterrato. Oh raga, adesso cominciamo un pezzettino di sterrato. Niente di estremo, eh. Primo perché dobbiamo rispettare la macchina del nostro amico. E secondo perché non è proprio la macchina ideale per fare sterrato. Questa macchina nacque apposta per fare sabbia. E anche l'assetto che c'è su non è proprio per fare fuori strada, è più per essere piantata a terra e andare a fuoco forte su strada. Le gomme sono gomme stradali, noi lo facciamo proprio per cazzeggiare, fare un po' il pirla. Via, via, via. Cosa pattina dietro? Cosa non pattina? Guardalo in mezzo a queste vigne dell'Oltrepò. Oh, oggi c'è un po' di neve, ma probabilmente l'abbiamo tirata su noi col vapore che butta fuori questa macchina. Macchina. Sto gippone 720 cavalli sullo sterrato era qualcosa di pazzesco. Guardate che mostro. Ti svelo una cosa. Sai cosa sono questi tastini? Servono per inserire il codice nel caso in cui ti si chiuda la macchina con dentro le chiavi. Col codice lo sblocchi. Ora ragazzi, cosa facciamo? Non mi ci sta neanche la mano. Va che sospensioni, va che blocco di sospensioni. Ora raga, io mi butterei in picchiata giù da quella strada, ma non credo che il nostro amico gli faccia molto piacere. Quindi facciamo un girettino qua, un po' di cazzate, e giù in discesa per provare l'impianto frenante, sperando che non ci troviamo cappottati da qualche parte. No. Andiamo? Andiamo a provarlo. Giù in discesa, a fionda. Cominciamo la discesa, modalità manuale, cambio manuale, vedi, siamo in seconda. Ti ricordo che questo cambio è 6 rapporti. Hanno fatto anche un upgrade per il 10 rapporti. Non oso immaginare come si sente ancora di più il tiro di coppia. La cosa che mi inganna è la velocità, perché siccome sei molto in alto, non ti dà la sensazione di andare forte. E ricordiamoci, 3000 kg di macchina, cioè di jeep, di camion, chiamalo un po' come vuoi. Sta roba fermarla non è proprio semplice, ma in realtà pedale un pochino gommoso rispetto alle macchine che siamo abituati noi, però se pinzi ferma, eh. Se pinzi si ferma senza problemi. Ti ricordi che servofreno immenso che aveva? Ecco, quel servofreno facilita tantissimo lo schiaccio, il mordente del pedale, cioè schiacciare il pedale per poi caricare tutto sulla pinza, e si sente che sta lavorando in modo straordinario. Anche la pompa dei freni è una pompa importante. Non credo ci sia, anche perché questa non è una macchina da far staccate, ma non ne vedo la necessità di fare impianti frenanti maggiorati, se non solo per un fattore estetico. Ci sono dei kit che vendono aftermarket con pinze a 6-8 pompanti, dischi da 400 mm, ma in realtà, credimi, tanto non è una macchina, va forte, perché va forte, ma non è una macchina che ha necessità di fare super staccato. È una macchina che tocca tranquillamente i 270 all'ora, quindi ti lascio immaginare, però il freno c'è tutto, eh? Il freno c'è veramente tutto. Bello, ovvio. Sicuro che 3 staccate con questo i dischi diventano non rossi, diventano blavici. Siamo in terza, eh? Mamma mia. A dire la verità, in discesa secondo me si mette in folle, probabilmente scendo più veloce col peso del mezzo, andiamo giù a una velocità maggiore. Raga, qui non devo guidare come una macchina, orca, bisogna stare attenti. È arrivato il momento di andare in officina e tirare le nostre conclusioni. Mi sarebbe piaciuto devo aspettare che deve passare un furgone. Qui è bello divertente questo. Ci passa?
da là, è andato. Ci vediamo in officina, a dopo, ciao! Andiamo uno a lungo! No. Considerazioni finali di questo mezzo. Apparentemente potrebbe sembrare un mezzo inutile per il mercato italiano, no? Perché alla fine dici, ma dove ci vai? In realtà a noi interessa la passione, l'amore che anche il proprietario dimostra per questi mezzi americani. Macchine di grossissima cilindrata, con tanta coppia, tanta potenza, immensi, giganteschi, ma qui c'è una nota molto positiva è il fatto che le macchine si scansano. Quando incontriamo altre macchine lungo la strada si spostano tutte. Il mezzo è un camion travestito da fuoristrada. In fuoristrada non è attrezzato, nel senso che non ha le sospensioni adatte, noi abbiamo fatto un pezzettino di terra battuta, le gomme non sono adatte, i cerchi da 22 non sono adatti, ma siamo usciti comunque. Ha un 4x4 che non c'è stata necessità di inserire, perché col 2WD si sono divertiti di più, continuava a patinare. È un mezzo veramente particolare, il sibilo del volumetrico. Mamma ragazzi, che roba! Il sibilo del volumetrico era un qualcosa di straordinario. Vedere la lancetta della pressione del volumetrico, il sibilo, una seconda che è vergognosa, una terza che non finisce più. Probabilmente qui a mettergli il cambio a 10 rapporti diventerebbe una moto da cross. Cosa vi devo dire? L'interno è un interno americano, si vede, molto bello, non c'entra niente con i nostri mezzi europei, ha finiture quasi scarne, no? Non c'è molto. Il cambio al volante non c'è, io cambiavo dal pomello del cambio automatico, c'è un micro interruttore che fai più o meno, non c'è il cambio volante. L'angolo di sterzo è immenso. Ma le manovri in un modo veramente fantastico, cioè con questo angolo di sterzo così ampio ti permette di fare delle manovre in spazi comunque ristretti. Cos'altro dire? Il mezzo è allestito veramente con gusto e altre chicche, altre migliorie il nostro proprietario, il nostro amico, il nostro follower le apporterà a breve. E quindi raga, io vi lascio. È un mezzo incredibile, davvero. È solo da provare, divertente, postazione di guida altissima. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, like e condividi. E oh, il tips. Ovviamente per poter caricare in modo semplice e veloce un carrellino carrellato. Carrellino carrellato, ci metti i tuoi bagagli e per poter sfruttare al 100% tutto il pick up, tutto il cassone dietro, questo è un bel pianale.